Trasformatori, parlando un po', diciamo, prima dell'autotrasformatore e poi dei trasformatori più fasti. Allora, l'autotrasformatore, anche perché lo avete già usato in laboratorio, quindi è importante che sappiate come funziona. Sostanzialmente un autotrasformatore è un trasformatore, diciamo, in cui abbiamo un unico avvolgimento, una parte del quale funge da primario e secondario. Voi avete sostanzialmente un unico avvolgimento unico e una parte di questo avvolgimento funge da primario e secondario. Quello che avete usato in laboratorio per fare le prove sperimentali, no? Avete visto, diciamo, avete voi ruotavate una manopola che vi dava una tensione alternata in uscita variabile. Di fatto è un autotrasformatore a rapporto variabile in cui questo punto di presa può scorrere lungo l'avvolgimento e quindi possa avere un numero di spire secondarie variabili. Adesso vediamo come funziona. Per capire come funziona, noi possiamo derivare l'autotrasformatore direttamente da un trasformatore. Immaginate avere un trasformatore monofase normale, come quello che abbiamo imparato a studiare e che schematizziamo in questo modo. Chiamiamo V con 1 T per pedice per stare il trasformatore. La tensione applicata all'avvolgimento primario, I con 1 T, corrente nell'avvolgimento primario, poi abbiamo la V con 2 T e per esempio la V con 2 T la mettiamo in questo verso. Vedete, questa struttura la posso ottenere semplicemente facendo un collegamento di questo tipo tra l'avvolgimento primario e l'avvolgimento secondario. È vero? Perché di fatto cosa avete fatto? Avete messo in serie l'avvolgimento, qui abbiamo N con 1 spire, qui abbiamo N con 2 spire, abbiamo messo di fatto in serie l'N1 spire con l'N2 spire e quindi otteniamo questa struttura in cui chiamo con V con 1 A la tensione applicata primaria dell'autotrasformatore, V con 2 T la tensione dell'autotrasformatore al secondario, qui abbiamo N con 1 spire, questa porzione qui di avvolgimento, e qui invece abbiamo evidentemente N con 2 spire, qui circolerà la corrente I con 1 A e qui la corrente I con 2 A. Ovviamente la corrente che circola qui, per l'analogia che stiamo facendo, coincide con la I con 2 T. È la corrente secondaria del trasformatore da cui abbiamo derivato l'autotrasformatore. In realtà questo, diciamo, parallelismo ci consente poi di effettuare il confronto tra le prestazioni di un trasformatore e di un autotrasformatore. Allora, vi faccio notare che la V con 1 A, la tensione primaria applicata all'autotrasformatore, è sostanzialmente la somma della tensione che ho sulla N1 spire e di quella che ho sulla N2, quindi sarà, diciamo, guardando il trasformatore, sarà pari a V con 1 T più V con 2 T. Ci siete? Mentre la tensione secondaria del trasformatore, V con 2 A, coincide con la tensione secondaria del trasformatore da cui stiamo derivando il nostro. Analogamente, per quanto riguarda la corrente I con 1 A, la corrente primaria dell'autotrasformatore, coincide con la corrente primaria del trasformatore I con 1 T. Per quanto riguarda invece la I con 2 A, la I con 2 A però orientiamo in questo senso, se no poi ci viene il negativo della forma. La I con 2, tanto è arbitrario, la I con 2 A. Se applico il primo principio di Kirchhoff a questo numero, la I con 2A è uguale a I con 1A più I con 2T. La corrente secondaria.
applichiamo la legge della circuitazione magnetica al circuito magnetico dell'alto trasformatore, posso scrivere anche che N1 per I con 1A meno, perché l'ho preso in senso opposto, se vado a fare il rapporto, vediamo se ci troviamo, tra I con 2A e I con 1A, I con 2A è uguale a I con 1A più I2T, la corrente totale del trasformatore, diviso I con 1A, quindi questo fa 1 più I2T su I2 su I1A, ma I2T su I1A ce la ricaviamo da questa relazione, è uguale a N1 su N2, vale? E tutto questo è uguale a 1 più N1 su N2, quindi è uguale a N1 più N2 diviso N2. Analogamente, se voglio fare il rapporto tra V con 2A o V con 1A, al contrario, è uguale. V con 2A è uguale alla V con 2 del trasformatore, V con 1A è la somma della V con 1 del trasformatore più la V con 2 del trasformatore, divido tutto per la V con 2T e quindi qua viene 1 fratto V con 1T fratto V con 2T più 1, ma V con 1T su V con 2T, il rapporto fra le tensioni applicate al primario e al secondario del trasformatore è circa uguale, nell'ipotesi di trascurare le cadute, di poterle considerare coincidenti con le forze elettromagnetiche indotte, è circa uguale proprio al rapporto N1 su N2, e quindi qui ho 1 fratto N1 su N2 1, ovvero N2 diviso N1. Quindi vedete, l'autotrasformatore si comporta come un trasformatore, questo diciamo, è il rapporto tra le tensioni, noi normalmente i rapporti di trasformazione avremmo dovuto scrivere V con 1A diviso V con 2A, per amore, per non abituarvi a essere troppo schematici, l'ho attaccato in maniera diversa, ma è evidente che questo è il contrario, N1 più N2 diviso N2, mentre I con 1A su I con 2A è esattamente il contrario, N2 è reciproco, N1 diviso N1 più N2. Quindi l'autotrasformatore si comporta come un trasformatore in cui il numero di sfide primarie è la somma di N1 e N2 e il numero di sfide secondarie è N2. D'accordo? Del resto, diciamo, questo è l'approccio che trovate nella maggior parte dei testi. Però potevamo anche farne a meno se ci pensate un attimo. Ci servirà tra un po', ripeto, per fare un po' freddo. Potevamo farne a meno, perché se io vado qui sull'autotrasformatore, io scrivo V con 1A più la forza elettromagnetica indotta nell'avvolgimento primario del trasformatore A, dell'autotrasformatore, qua sarà scritto, sarà L1A per I con 1A più LD1 dell'autotrasformatore per DI1A rispetto al tempo, la derivata della corrente rispetto al tempo. Analogamente posso scrivere V con 2A più E con 2A, quindi l'equazione di equilibrio elettrico al secondario, e otterrò la stessa relazione. R con 2A dunque V con 2 più con 2, qua in questo caso viene con 1000 per i segni che ho preso.
l'ipotesi di poter ritenere trascurabili i parametri resistivo e impedanza di dispersione, i parametri parassiti del primario e del secondario, io avrò che V1A è uguale a meno E1A, quindi le tensioni sono uguali alla forza elettromagnetica, cambiate le sigle, meno E2A. Ma la E1A è uguale a meno che cosa? E se F con M è il flusso di punto A, il concatenamento è N1 più N2 per la derivata di F con M su dt, ed E2A invece sarà uguale a meno N2, perché il flusso di punto sull'avvolgimento secondario della trasformatore con catena N2 spire, per la derivata di F con M rispetto a P. E quindi vedete che il rapporto fra le tensioni, supposto di poterlo approssimare uguale al rapporto fra le forze elettromotrici, diventa pari a N1 più N2 diviso N2. In qualche testo è una terminologia non codificata, quindi diciamo non è che la ritrovate ovunque. Qualcuno definisce la porzione N1 avvolgimento serie, quindi avvolgimento serie oppure parte serie dell'avvolgimento, e la porzione di avvolgimento N2 avvolgimento comune. Questo sempre qui, perché sostanzialmente le N1 spire sono interessate esclusivamente dalla corrente primaria della trasformatore, mentre le N2 spire sono interessate e dalla corrente primaria e dalla corrente secondaria. Ma perché si usa? Beh, torniamo all'esempio che abbiamo visto in laboratorio, l'oggetto che si chiama Pariac, col quale voi riuscite a generare una tensione alternativa variabile in maniera molto facile. È un autotrasformatore a rapporto variabile. Anziché essere fisso, qui c'è un pattino che scorre, quindi N2 può variare, e quindi potendo variare N2 voi potete variare il rapporto V1 su V2A. Quindi fissata la V1A, la V2A diventerà uguale, sarà sempre uguale a V1A per N2 su N1 più N2. Voi avete N2 variabili, quindi quando N2 è uguale a 0, quando il pattino portate qui la tensione è nulla, quando N2 è uguale a N1 avete proprio la stessa tensione applicata al primario. Quindi riuscite a realizzare un dispositivo che vi dà una tensione ovviamente alternata, perché funziona sempre sul principio dell'induzione elettromagnetica. Se ci fosse la continua qui, qua da questa parte non potreste niente, questa è già una continua secca, potreste la stessa tensione continua, indipendentemente dalla posizione del pattino. Quindi non mi dicevo che è trasparente, diciamo, l'avvolgimento rispetto a una tensione e frequenza nulla. Confronto fra i due, ma me la posso cavare in maniera abbastanza semplice. Immaginiamo di avere un trasformatore e di farlo diventare, con questo diciamo accorgimento, un altro trasformatore. Cerchiamo di capire qual è la potenza che possiamo tirare fuori da due dall'altro. Quindi siamo a parità di materiale, a parità di RAM e a parità di ferro. Quindi la potenza che primaria che entra, cioè transitante, nel trasformatore V1T è valente V1T per V1T. Quella invece dell'autotrasformatore V1A sarà uguale a V1A per V1A. Ma V1A, la tensione primaria applicata all'autotrasformatore, espressa in termini di tensione primaria e secondaria del trasformatore, è pari a V1T più V1T, che moltiplica I1A, e I1A coincide con la tensione con la corrente assorbita dal primario dal trasformatore. Quindi avremo V1T più V2T che moltiplica I1T trasformatore, quindi V1T I1T più V2T e 1T. Questo è proprio V1T più V2T per I1T. Quindi il rapporto P1A diviso P1T sarà uguale a 1 più
mi con 2t che moltiplica i1t diviso i1t. Mi convince questo? Non abbiamo fatto nessuna manipolazione particolarmente complessa. Possiamo però sviluppare qui, quindi qua abbiamo 1 più, qui c'è al denominatore, quindi è di con 1t per i con 1t. Qui abbiamo b con 2t per i con 1t, quindi si semplifica la corrente i1t e quindi il rapporto fra la potenza dell'autotrasformatore e quella del trasformatore da cui lo abbiamo ricavato sarà pari a 1 più il rapporto tra le tensioni secondarie e primarie del trasformatore, ma questo è uguale a N2 su N1, quindi uguale a N1 su N2 diviso N1, che ovviamente è maggiore di 1. Quindi da questo ragionamento, molto semplice però anche abbastanza efficace, con lo stesso ramo e con lo stesso ferro io riesco a fare un trasformatore oppure un autotrasformatore che ha una potenza maggiore di quella del trasformatore corrispondente che l'ha generato di un fattore pari proprio a N1 più N2 diviso N1. Questo termine si chiama fattore di guadagno del trasformatore, dell'autotrasformatore. Dice, ma com'è possibile? Ebbene, cioè, il giochetto sta proprio nel fatto che una parte dell'avvolgimento funge contemporaneamente da primaria e da secondaria. E quindi è come se, se lo vedo da un altro termine, se non lavorassi a parità di materiale attivo, è come se potessi utilizzare per esempio meno rame per fare un altro trasformatore in confronto a un trasformatore. Vabbè, ma allora a questo punto perché non usi sempre un altro trasformatore, visto che ti dà la possibilità, se lo fai a presa variabile, ti dà la possibilità di avere una tensione variabile in uscita, anche con continuità, che è una cosa che non basta. Ti consente rispetto al trasformatore di tirar fuori più potenza, perché non usi sempre un trasformatore? Beh, la risposta sta, diciamo, è abbastanza semplice, immediata. L'autotrasformatore, a differenza del trasformatore, non assicura la sconnessione galvanica fra il circuito primario e il circuito secondario. Nel trasformatore, vedete, questo collegamento non c'è, i due circuiti galvanicamente sono scollegati, ok? Tant'è che vi ho detto che normalmente ci sono anche dei trasformatori, spesso vengono usati dei trasformatori con rapporto unitario, quindi abbiamo i trasformatori di isolamento quando c'è la necessità di isolare una porzione di rete rispetto al sistema di alimentazione. Okay? Il fatto che questi due circuiti siano scollegati, io posso usare una struttura del genere, per esempio, con applicando tensioni molto diverse al primario e al secondario. Come in gergo si dice, tensione appartenente a classi di isolamento completamente diverse, tant'è che io posso fare un trasformatore MTAT, quindi posso partire con 10.000 volt e quindi arrivare a centinaia, diciamo, un chilo, va bene, anche più. Così come diciamo, posso passare da 400 a 10.000, da 400 a 20.000, che significa classi di isolamento diverso, vorrei che fosse chiaro, diciamo, questo concetto. Un conto è isolare per esempio uno strumento di misura o un dispositivo che utilizza queste tensioni per 400 volt, un conto è isolarlo per 10.000 volt, cioè ve lo immaginate, no? Insomma, devo prendere l'isolamento e quindi l'isolante sarà sicuramente di volume maggiore, quindi a parità di tutte le altre condizioni più sale la tensione più diventa ingombrante. Nel caso dell'autotrasformatore, il fatto che manchi la sconnessione galvanica è vero, se applico qui 10.000 e qui ottengo 400, qua c'è 10.000 e qua 400, ma se tutto a caso c'è un guasto qui, si interrompe questo avvolgimento, no? Si rompe,
Voi di fatto avete continuità, questo punto viene al potenziale questo. Ok? Quindi per esempio questo come T out di non puoi usare. È pericoloso, cioè si può usare, però è pericoloso, perché nel momento in cui voi ci andate a mettere qui uno strumento che è isolato, immaginate che uno strumento fatto per lavorare a 400 volte, quindi isolato in classe, la classe di isolamento, la prima classe di isolamento è 1000 volte, no? Fino a 1000 volte, con la carcassa, con gli strumenti che vedete in laboratorio sono classe 1000. Voi lo mettete qui, quello funziona normalmente, a un certo punto c'è un guasto, questo avvolgimento si apre, nel momento in cui questo avvolgimento si apre, questi punti, che prima erano a potenziale diverso per effetto dell'accoppiamento elettromagnetico di due avvolgimenti, si trovano allo stesso potenziale. E quindi questo lo ritrovo a 10.000 volte, mi spara, cioè, sicuramente una scarica risultiva all'interno dell'isolamento. Quindi normalmente l'autotrasformatore lo si utilizza, oggi c'è un'applicazione particolare. Quindi hanno poco variato per applicazioni laboratoriali, comunque per strutture finalizzate alla realizzazione di test o prove su dispositivi e macchine elettriche, oppure lo si utilizza nell'interconnessione di reti anche di grande potenza, in alta tensione. Però l'importante è che la classe di isolamento, i valori delle tensioni primarie e secondarie, di fatto rientrino nella stessa classe di isolamento. Quindi se per esempio devo collegare fra di loro una rete a 10 kV per fargli scambiare energia, no, le reti sapete sono fra di loro interconnesse, voi le studierete nel corso dei sistemi elettrici per l'energia, e una rete a 20 kV, chiaramente per collegarle fra di loro ci devo mettere un trasformatore, posso mettere un trasformatore o un autotrasformatore. L'autotrasformatore ovviamente costa di meno, perché se a parità di materiale ottengo più potenza, a parità di potenza mi costerà di meno, ci vorrà meno materiale. Quindi, se le classi di isolamento delle tensioni primarie e secondarie sono più o meno le stesse, allora va bene l'utilizzo di un autotrasformatore. Così come in alta tensione, quindi se sono una rete a 150 kV che devo interconnettere una rete a 220 kV, a quel punto uso un autotrasformatore. A me sembra un gesto che ci sia un guasto, diciamo. Tutto quello che è isolato in 150 kV sarà più o meno isolato anche in 220, insomma, cioè rientra nella stessa classe di isolamento. Va bene? Ci sono domande? In realtà si può dimostrare, io non ve lo faccio perché insomma è inutile, perché un'altra caratteristica dell'autotrasformatore è che è vero che abbiamo un fattore di guadagno, che è quello che avevo rappresentato prima. Ma di quel fattore di guadagno si ha anche una riduzione della tensione di cortocircuito. No? Cioè se il nostro trasformatore di partenza ha una tensione di cortocircuito del 4%, l'autotrasformatore avrà una tensione di cortocircuito ridotta sostanzialmente del fattore di guadagno. Vi ricordo che la tensione di cortocircuito, a parte, oltre ad essere importante per l'accoppiamento in parallelo, ma vi ricordate quando abbiamo iniziato, cosa abbiamo detto? Per quale valore, per quale aspetto era significativa la tensione di cortocircuito? La tensione di cortocircuito vi definisce la corrente di cortocircuito permanente, no? La tensione di cortocircuito del 4% significa che la corrente di cortocircuito in regime permanente è 25 volte la corrente nominale, basta fare 100 diviso il valore della tensione di cortocircuito. Quindi significa che con questi oggetti ho delle correnti di guasto più alte a parità condizioni partenza, perché le tensioni di cortocircuito sono più basse. Bene, dei trasformatori di fase.
cioè come posso realizzare la funzione di trasformazione, diciamo, dei parametri caratteristici dell'energia elettrica, che sapete che il consumatore di fatto a frequenza, lascia la frequenza invariata, modifica la tensione della corrente da una e dall'altra del trasformatore nel caso di una rete bifase, perché voi sapete che l'energia elettrica normalmente viene trasmessa con reti trifase, viene anche distribuita in trifase, giusto nelle applicazioni civili, nelle vostre abitazioni vi portano una fase soltanto e in mezzo, no, ma in uno stabilimento industriale non è trifase. Se vi chiedessero perché si usa la distribuzione trifase, dovreste rispondere? Perché se vi fate i conti, adesso ci spieghiamo un po' l'obiettivo di questo corso, però penso che sia interessante sapere che l'ingegnere elettrico lo sappia, a parità di tutte le condizioni, cioè a parità di potenza trasferita, con un sistema di fase io riesco a risparmiare sulla riserva, o viceversa, a parità di là, non so se discorso da sola, riesco a trasmettere una potenza più grande rispetto a quella che ho nel caso di una semplice trasmissione della fase. Basta, diciamo, due punti per convincersi. Beh, tanto è comunque la distribuzione trifase. Allora, immaginiamo di avere due reti trifase. La prima supponiamo che abbia anche il metro. E vogliamo scambiare energia fra queste due reti. Sono due reti a tensione completamente diversa. Quindi non posso interconnettere. Quindi qua diciamo, ho con A, B e C. Tre fasi e a piccolo, piccolo e ci piccolo in fase dell'altra parte, eventualmente qua c'è il metro, grande, ma ci può essere, può non essere il metro. La prima idea che mi viene è quella di utilizzare tre trasformatori nella fase. Posso quindi, ricorrendo sempre alla rappresentazione molto schematica che abbiamo, in cui abbiamo rappresentato i nostri trasformatori, prendo tre strutture monofasi, c'è il filo neutro, io posso comunque collegare questi a stella, gli avvolgimenti primari posso collegare a stella o a triangolo, no? Adesso in questo momento ho fatto un collegamento stella con neutro. Se il neutro non c'è, significa che questo filo sparisce, c'è semplicemente questa barra di collegamento tra i punti omologhi degli avvolgimenti primari di questi tre trasformatori. E analogamente se utilizzo la stessa connessione qui, e ancora posso quindi, diciamo, collegare con la stella la via B con A, B con AN, B con BN e B con CN, supponiamo che ci siamo di fronte al sistema
trifase sinusoidale simmetrico, quindi sono tre tensioni della stessa ampiezza, radica 2V, se indico con V la concatenata, scusate, l'ampiezza della tensione, poi in questo caso è la tensione di fase, per esempio per il coseno di omega t, omega pulsazione, radica 2V coseno di omega t meno 2 terzi pi greco, radica 2V coseno di omega t meno 4 terzi pi greco. Se scrivo adesso l'equazione di equilibrio elettrico, immaginando che i trasformatori siano ideali, quindi privi di resistenza e di importanza di dispersione, per gli avvolgimenti primari avrò VAN più EAN, la forza elettromotrice indotta nell'avvolgimento primario del primo trasformatore uguale a 0, VBN più EBN uguale a 0 e VCN più ECN uguale a 0, dove vi ricordo EAN sarà uguale a meno N con U. Chiaramente i tre avvolgimenti, i tre trasformatori sono identici, no? Quindi N con 1 per la derivata di Φ con M del trasformatore A rispetto al tempo, E con Bn sarà uguale a meno N1 la derivata del flusso di nucleo del trasformatore B rispetto al tempo, ed E Cn sarà uguale a N con 3 e la derivata del flusso di nucleo del trasformatore C rispetto al tempo. Allora, poiché le tre tensioni sono sinusoidali, e se supponiamo che i trasformatori siano ideali, anche se, perché sappiamo che normalmente le resistenze di tutta la dispersione sono molto piccole, abbiamo che anche le forze elettromotrici indotte negli avvolgimenti primari sono sinusoidali e quindi anche i flussi saranno sinusoidali. Mi trovate? No, a me sinusoidale, cosinusoidale, però hanno la stessa forma. Possiamo ricavare con una banale integrazione. Quindi a tre tensioni di uguale ampiezza, sfasate di 120 gradi nel tempo fra di loro, corrispondono in questa ipotesi tre flussi di uguale ampiezza sinusoidale sfasati di 120 gradi nel tempo fra di loro. Ora però tutto questo vale, attenzione, soltanto se c'è il filometro. Ragioniamo solo sul primario per il momento, il secondario lasciamolo stare. Solo se c'è il filometro. Perché solo se c'è il filometro? Dobbiamo provare a capire questo in maniera semplice senza fare troppi conti. Perché voi vi ricordate che nel momento in cui scrivo questa relazione, nel caso di un trasformatore monofase, a una tensione sinusoidale corrisponde una forza elettromotrice, quindi un flusso sinusoidale, però la corrente, vi ricordate com'era, l'avete visualizzata anche in laboratorio, è deformata in virtù della non linearità del legame che c'è tra flusso e corrente. In particolare la corrente nel trasformatore, la corrente con 1A, nel momento in cui è deformata posso svilupparla in serie di Fourier. Sapete cos'è la serie di Fourier? L'avete fatta? Sì o no? Io poi vi informo. Cioè in analisi non avete fatto la serie di Fourier. E non l'avete sentito parlare da nessuna parte, a parte quelli che... Vabbè, sostanzialmente la serie di Fourier dice questo: se ho un segnale periodico di periodo T, quindi una funzione F di T, ok, immaginate che siano uguali questi due segmenti. Il periodico è di qualunque natura, adesso l'ho disegnato diciamo come una che parte da zero, ma in generale può essere di qualunque tipo. Bene, questo segnale è esprimibile come somma di una successione di funzioni sinusoidali che hanno periodi, pulsazioni, frequenze, a seconda di quello che volete vedere, multiple della frequenza del segnale di partenza. Mi spiego meglio. Questo segnale ha diciamo un periodo T, T
sia uguale a 1 diviso f, f è la frequenza, voi sapete anche che omega è uguale a 2 pi rego f, quindi diciamo, avrà una certa pulsazione, quindi la mia f di t, dice diciamo qui, è esprimibile come un valore a con 0 mezzi più una sommatoria in k, per k che va da 1 a infinito, di a con k, per così di k omega t, più di k per il simbolo di k omega t. Allora, a con 0 mezzi, vedete, la funzione è esprimibile come una somma di funzioni sinusoidali. Per esempio, per k uguale a 1 voi ottenete proprio omega, l'omega del segnale di partenza. Per k uguale a 2 ottenete un segnale a frequenza doppia, pulsazione doppia, quindi a frequenza doppia. Per k uguale a 3, frequenza tripla e così via. Il coefficiente a con 0 mezzi è uguale a 2 diviso t per l'integrale estesa a tutto il periodo di f di t in dt, quindi coincide sostanzialmente con il valore a con 0, coincide col valore mezzo, col valore medio della funzione su un periodo. Qualora la funzione sia a valore medio nullo, quel termine non c'è, mentre i coefficienti a con k e b con k sono uguali a 2 diviso t per l'integrale estesa a un periodo di f di t per cosino di k omega t in dt, e b con k uguale a 2 diviso t integrale di f di t estesa a un periodo per il simbolo k omega t in dt. Potremmo fare anche un esercizio, prendere un'onda quadro e svilupparci in serie di fluidi, insomma. Chiaramente questo, tutto questo accrocco per ogni k lo possiamo far diventare un seno o un coseno, cioè questo gli possiamo dare un aspetto di questo tipo: a con 0 mezzi più una sommatoria in k, per k che va da 1 a infinito, di ck per il seno, per il coseno, per esempio, di k omega t meno psi k, dove psi k e ck dipendono da k e bk calcolati in questo modo. Però qua si vede bene, vedete che il mio segnale, la mia forma d'onda periodica di periodo t e quindi pulsazione omega, viene espressa come una somma, la somma di una successione, di una serie, la somma di una serie i cui termini hanno la frequenza fondamentale per k uguale 1, cioè la frequenza del segnale di partenza, la frequenza doppia, la frequenza tripla, la frequenza quadra. Ok? Quindi tornando al mio segnale, vediamo se riusciamo a fare una presentazione. Immaginiamo che la mia, voi avete visto che avete una forma d'onda di questo tipo, no? Nella corrente a vuoto, assorbita da un trasformatore, quindi con una certa, con un certo periodo t. Bene, questo sarà uguale a segnale alla frequenza uguale a quella della forma d'onda di partenza. Quindi questa è la mia I con 0, questa è la prima armonica, la I con 1, più ci sarà un segnale a frequenza tripla, quindi a periodo per un terzo, si può dimostrare che un segnale di questo tipo non ha le armoniche pari, cioè manca, diciamo, i termini A con 2 e B con 2 sono uguali a 0, A con 4 e B con 4 sono uguali a 0, A con 6 e B con 6 sono uguali a 0, cioè quando il segnale è un segnale periodico simmetrico nel periodo rispetto al semiperiodo, quindi asimmetria semiperiodica, lo sviluppo in serie di Fourier non presenta armoniche di ordine pari. Questa è la terminologia che si usa. Quindi qui ho la I3, e la I3 è fatta, diciamo, in questo modo. Qua c'è sempre più. Poi più ci sarà una I5, che è un periodo
un quinto di quello. Vedete, questo c'ha la frequenza tripla? Chiaramente l'ampiezza, altrimenti la serie non convergerebbe, l'ampiezza di queste che si chiamano armoniche, sono le armoniche componenti il segnale. Guardate che la serie di Fourier, insieme con la trasformata di questa, alla base di tutta l'analisi di segnale, poi ce la ritroveremo. Magari sulle macchine rotanti spendiamo qualche parola in più, ma penso che è sufficiente per gli scopi che ci proponiamo conoscere questo strumento. Quello che abbiamo detto, stavo dicendo, le armoniche quindi decrescono di ampiezza, aumentano di frequenza ma decrescono di ampiezza, perché ovviamente altrimenti la serie non convergerebbe. La cosa interessante è che io, data una funzione periodica, io posso sempre scrivere formalmente, lo posso fare, no? Una relazione di questo tipo, e posso sempre formalmente andarmi a calcolare questo integrale. Vi trovate? Chi ci dice che la somma di questa serie, che è la serie di Fourier associata alla funzione, converge alla funzione? Qua scatta il teorema, ecco perché Fourier è famoso, altrimenti cioè Fourier avrebbe semplicemente scritto un'uguaglianza che poi da dimostrare. Questa uguaglianza vale se sono verificate certe condizioni. Per esempio, una condizione sufficiente è che questa funzione sia una funzione continua insieme con la sua derivata. Se è verificata questa condizione, allora la serie di Fourier della funzione f, che posso sempre formalmente scrivere, coincide con la funzione stessa. La sua serie di Fourier converge e converge proprio la funzione. Allora, se torniamo adesso alla nostra corrente assorbita a vuoto, la I con 1A quindi sarà uguale a un, sarà una prima armonica, una radical 2 con 1 per coseno coseno di omega t meno psi 1, poi avrà una terza armonica, quindi radical 2 i con 3 per il coseno di omega t meno psi 3, scusate, 3 omega t, coseno di 3 omega t meno psi 3. Più ci sarà una quinta armonica, radical 2 con 5 per il coseno di 5 omega t meno psi 5. Ripeto, dove queste armoniche si calcolano, l'ampiezza e la fase si calcolano banalmente con queste relazioni. Allora, questa è la corrente assorbita dal primo trasformatore. Secondo trasformatore, I con 2, I con 1, B. Siamo in condizione di funzionamento a vuoto. I trasformatori sono identici, no? Quindi le correnti assorbite saranno uguali. Tranne che cosa? Poiché il secondo trasformatore è alimentato con una tensione sfasata di 120 gradi, tutto si verificherà con uno sfasamento di 120 gradi. Quindi alla fine, qua verrà radical 2, più coseno di omega t meno psi con 1 meno 2 terzi di y. Questo mi convince. Poi avrò radical 2 i 3 coseno, attenzione, 3 omega t meno 2 terzi di y meno psi con 3. Posso dire omega t, devo mettere omega t meno se qua meno psi, giusto? Che la funzione sembra la stessa. E poi radical 2 i 5 coseno di 5 omega t meno 2 terzi di greco meno psi 5 e inviato. Per la terza fase posso ripetere il mio ragionamento. Cioè la corrente sarà la stessa, quindi lo sviluppo in serie sarà lo stesso, e io soltanto introdurrò uno sfasamento rispetto alla prima corrente di 240 gradi. Quindi avrò radical 2, cioè invece di omega t, questo omega t meno psi con 1, cioè omega t meno psi con 1 meno 4 terzi di greco, t con 1, coseno di omega t meno psi con 1 meno 4 terzi di greco. Sulla terza armonica, radical 2 i con 3 coseno di 3 volte omega t meno 4 terzi di greco,
5 prove reattive meno 4 terzi più 3 meno 5. Ovviamente qui dovrei mettere più puntini puntini perché la serie è infinita, però in genere mi posso arrestare al secondo terzo metro perché in termini abbiamo detto che è un'ampiezza che va diminuendo. Quelli significativi sono, diciamo, i primi due, tre termini. E guai se non fosse così. Però guardate adesso cosa succede. Ho scomposto il mio segnale periodico, corrente assorbita a vuoto dal trasformatore A, dal trasformatore B e dal trasformatore C. Quindi ogni corrente l'ho scomposta in serie di Fourier. Consideriamo l'armonica fondamentale. Guardate queste tre correnti. Formano un sistema trifase simmetrico. Vedete, sono tre correnti di uguale ampiezza, sfasate di 120 gradi nel tempo fra di loro. Vabbè, fin qui nulla di nuovo. La somma istante per istante è zero. È importante, no? Consideriamo adesso però invece il sistema formato dalle terze armoniche. Per considerare il sistema delle terze armoniche andiamoci a riscrivere un attimo la I con 1B. Allora, I con 1B è sempre uguale, abbiamo detto, a radical 2 I con 1 coseno di omega t meno 2 terzi di greco meno psi con 1. Poi ho lì, vedete, radical 2 I 3. Quando vado a sviluppare, qua viene coseno di 3 omega t meno forza 3 va via meno 2 pi greco, ma 2 pi greco dall'argomento di un seguito così lo posso buttare via. Quindi qua viene semplicemente coseno di 3 omega t meno psi con 3. Andiamo a scriverci anche la quinta armonica, radical 2 di 5, qua viene coseno di 5 omega t. Poi 5 per 2 terzi fa 10 terzi pi greco, ma da 10 terzi pi greco gli posso togliere 2 pi greco, me ne rimangono quanti terzi? 10 terzi pi greco meno 2 pi greco, quanto fa? 10 terzi pi greco, ragazzi, non ci dà più. 10 terzi pi greco meno 2 pi greco, 4 terzi, perfetto, ok, 4 terzi più 3 meno psi con 5. Ok, scriviamo adesso la I con 1C, quindi radical 2 I con 1 coseno di omega t meno 4 terzi di greco meno psi con 1, poi più terza armonica, allora qua viene 3 omega t. Poi 3 per 4 terzi di 3 3 va via, rimane 4 pi greco che posso togliere dall'argomento perché la funzione è periodica, e quindi viene radical 2 i 3 coseno di 3 omega t meno psi con 3. Quinta armonica, radical 2 di 5 coseno di 5 omega t, qui viene 5 per 4 20, 20 terzi. Ma 20 terzi, se tolgo tutti i 6 terzi, perché 6 terzi sono 2 pi greco, rimangono soltanto 2 terzi pi greco. Perché 18 terzi sono 3, sono 6 volte pi greco, quindi lo posso togliere, perché la funzione è periodica, meno psi 5. Allora, consideriamo questa, questa e questa. Non me la fate riscrivere, la devo andare. Torniamo al nostro ragionamento. La prima armonica costituisce un sistema simmetrico a pulsazione omega. Guardiamo la terza armonica. Come sono le tre armoniche? Le tre terze armoniche delle correnti assorbite dalla trasformatore? L'ampiezza è la stessa. Fase cosen 3 omega t meno psi 3, cosen 3 omega t meno psi 3, cosen 3 omega t meno psi 3. Sono tutte e tre in fase, costituiscono quello che si chiama una terna omopolare. Cioè una terna si chiama simmetrica diretta,
caso dei sistemi di fase, quando i vettori sono sfasati 120 gradi tra di loro, in una dimensione assunta come, per esempio, un senso antiorario, se assunto un senso antiorario come quello positivo, inversa, se si succedono in senso orario, avendo assunto quello antiorario come positivo, o popolare quando le tre grandezze sono di uguale ampiezza in fase tra loro. Guardate invece la quinta armonica. Abbiamo ancora un sistema trifase, perché sono tre grandezze di uguale ampiezza sfasate di 120 gradi, però lo sfasamento è inverso rispetto a quello che ho sulla fondamentale. Cioè questo è un sistema inverso, la quinta armonica è un sistema inverso. Allora, questo lo dico come curiosità. C'è proprio tutta una teoria sulla scomposizione in serie di fluidi di sistemi polifase che dimostra che si generano quindi delle terne, andando a scomporre in serie di fluidi, si generano delle terne simmetriche dirette, delle terne simmetriche inverse in funzione dell'ordine e delle terne popolari. Torniamo però al trasformatore. Immaginiamo che i termini significativi, com'è nella realtà, siano la prima e la terza armonica, quindi trascuriamo la quinta. La prima armonica è un sistema trifase simmetrico, quindi ha risultante istante per istante nulla. Se vado a fare la somma invece, supponiamo che non ci siano, anche se ci sarà la quinta armonica, se vado a fare la somma istante per istante di I con 1A più I con 1B più I con 1C e questo è uguale, qui è 0, qui viene 3 volte radical 2 di 3 coseno di 3 omega t meno psi e qui è 0. Quindi le terre omopolari danno luogo alla risultante istante per istante che non è nulla. Ma cosa ci vuoi dire? Torniamo al nostro collegamento. Se c'è il neutro, perché questa corrente da qualche parte deve circolare, allora se c'è il neutro qua dentro, nel neutro, circola proprio I con 1A più I con 1B più I con 1C. Ci siete? Si trova la somma delle tre correnti. Se le correnti fossero sinusoidali, o il neutro c'è o non c'è, non cambia niente, perché la somma istante per istante è 0. Nel momento in cui la somma non è 0, la presenza o meno del neutro cambia sostanzialmente le cose. In particolare, se c'è il neutro, io qua ritroverò la terza armonica. Infatti, se andassi a visualizzare con un oscilloscopio, realizzo un banco trimonofase, lo farei, e vado a visualizzare con un oscilloscopio la corrente che circola il neutro, me la trovo a 3 volte la frequenza, me la trovo a 150 Hz. E se non c'è il neutro, che succede? Io posso fare un avvolgimento a stella, però li collego qui nello stesso punto, ma il neutro non c'è, che fa? Gli altri lo dico, posso andare giù, quella corrente da qualche parte si deve chiudere e non si può richiudere. Allora significa, senza stare a fare troppi calcoli, che la componente omopolare, quando il neutro non c'è nel collegamento, la componente omopolare della corrente non può circolare. Se non può circolare, significa che la componente omopolare, la componente di terza armonica, non ci può stare nello spettro, in quello che si chiama lo spettro, nella composizione armonica della corrente. Ma allora, poiché il legame flusso-corrente è comunque un legame non lineare che dà da qualche parte una deformazione di terza armonica, se non è deformata la corrente, deve essere deformato per forza. Voi avete la vostra caratteristica, non sapete la forma, flusso corrente. Quindi se il flusso è sinusoidale, la corrente è deformata. Se la corrente fosse sinusoidale, il flusso sarebbe deformato. In questo caso siamo a una via di mezzo. La corrente può essere deformata, ma può avere deformazioni di prima, quinta, settima e così via. Quella di terza no, perché quella di terza dà luogo a una terna popolare, la cui risultante è non nulla, che ha bisogno quindi della presenza di un filo neutro per potersi richiudere. Quindi se non c'è il filo neutro, nasce una deformazione di terza armonica nel flusso, la trovate per forza nel flusso. Una deformazione di terza armonica nel flusso, dice, io come me ne accorgo? Ebbene, sperimentalmente lo si può vedere. Thank you.
quindi significa che il mio FIMA, quando non c'è il filo netto, ci sarà, diciamo, un radical 2 FM1 per coseno di omega t più un radical 2 FM3 coseno di 3 omega t. Mettiamoci anche lo sfasamento, perché sennò in generale coseno di omega t meno alfa 1 più radical 2 di FM3 coseno di 3 omega t meno alfa 3. FMB sarà uguale a radical 2 FM1 coseno di omega t meno 2 terzi pi greco meno alfa 1. Scriviamo le fondamentali. FMC radical 2 FM1 coseno di omega t meno 4 terzi pi greco meno alfa 1. E poi sono i termini di terza armonica, vado a fare direttamente la moltiplicazione per 3, perché dato il risultato l'abbiamo imparato, qual è? Qua sarà FM3 coseno di 3 omega t, costituiscono la terza angolare, 3 omega t meno alfa 3 più radical 2 FM3 coseno di 3 omega t meno alfa 3. È evidente che se ho questi termini di terza armonica nel flusso, ce li ho anche nelle forze elettromagnetiche indotte, perché vi ricordo che la forza elettromagnetica indotta è meno a n per dfm su dt in generale, quindi se φ con m presenta una componente a 150 Hz, la presenterà anche la forza elettromagnetica indotta, e quindi me la trovo sul secondario. E allora, se vado al secondario e considero il triangolo delle concatenate, sono le stellate E1, E2 ed E3. Tutto questo funziona, ho questo diagramma nel momento in cui ho soltanto la componente a 50 Hz. Se nelle forze elettromotrici indotte ho una componente a 150, seguitemi. Nelle tensioni concatenate questa componente a 150 non la vedo. Perché? Ci potete arrivare, no? Vediamo. Perché le tensioni concatenate a cosa sono uguali? Sono uguali alla differenza tra due? Sono sempre uguali alla differenza tra due stellate, tra due tensioni di fase, no? La V1, 2 per esempio è la differenza tra E1, 3, con 2 e con 1. Le componenti di terza armonica come sono fra di loro? In fase. Quando vado a fare la differenza, nella concatenata non le vedo. La concatenata esce sempre sinusoidale pura a 50 Hz. È la forza elettromotrice indotta in ciascuna fase, quindi la tensione di fase che ha la componente anche a 150 Hz. E come la vedo? La vedo col fatto che questo... qua dovrebbe essere il baricentro del triangolo. Voi sapete che io sto rappresentando queste grandezze in un piano a omega. È come se le vedo ferme, perché è come se avessi dato questi vettori, in realtà stanno ruotando a 50 Hz, no, gli ho dato una rotazione uguale a questa. Nel piano omega una grandezza a 3 omega come la vedrò? La vedrò ruotare a una velocità omega, cioè praticamente voi vedete questo punto, se poteste, questo punto e questo punto e questo, perché variano le n, ruotano istante per istante. Voi vedete che la vostra è la somma, di un termine a frequenza omega più un termine a frequenza 3 omega che qua dentro ruota a 2 omega. Quindi voi avete una tensione di fase che è variabile rispetto a 50 Hz a 100 Hz. Questo fenomeno ha sotto il nome
è noto sotto il nome di rotazione del centro stella. E una volta, quando insomma dava fastidio soprattutto nelle comunicazioni telefoniche, perché comunque mi dava questo disturbo a 100 Hz sulla 50 Hz. Cioè voi avete una variazione della tensione di fase derivante dal fatto che nella tensione di fase, oltre alla componente a 50 Hz, avete anche una componente a 150 Hz. Tutto questo ovviamente si verifica quando al primario ho un collegamento a stella senza neutro. Quindi c'è un collegamento a stella senza neutro che impedisce la richiusura delle componenti di terza armonica della corrente assorbita con il trasformatore. Domande? Scusate, vorrei che fosse chiaro. È abbastanza articolato il ragionamento. Spero che non abbia sconvolto questo disegno, che è la cosa più stupida di tutto il ragionamento. Ho visto. Cioè le tensioni concatenate non ce l'hanno la componente di terza armonica, ce l'hanno le singole tensioni di fase, quindi a 50 Hz la vedrei ferma. Quando ci sono una componente a 150 Hz vedo questo, diciamo, che gira, aumenta e diminuisce questo vettore con una velocità 2 omega. Se ci metto un oscilloscopio sulle tensioni di fase vedo che oltre alla componente a 50 Hz la persona apposta una compagna di formato secondario, ci trovo solo a posto una componente a 150 Hz. Va bene, abbiamo chiaramente, poi posso collegare, adesso vedremo meglio quel trasformatore, diciamo, questi avvolgimenti posso collegare a triangolo, a stella, posso realizzare tutte le combinazioni, poi vedremo quali sono quelle più utilizzate, quelle più adatte agli scopi per i quali vogliamo utilizzare il nostro trasformatore. Una trasformazione trifase di questo tipo prende il nome di banco trimonofase, ovviamente però è ingombrante, è complicato. Voi normalmente vedete un'unica macchina, vedete un trasformatore trifase. Come si può pensare di realizzare un trasformatore trifase? Ma un trasformatore trifase lo si può realizzare in quest'aula, diciamo, anche qui. Cosina sulla serie di scrivere la vostra proprietà. Chi è il capello dell'operatore? Lei? Mm? Sì. No, poi vuoi chiedere, ma credo che sia molto penso che basti collegarsi a questa presa HDMI. Per capire come proiettare, perché magari quando poi cominciamo le macchine, guardate, volevo farvi vedere un esempio di sviluppo in serie di Fourier, giusto per farvi vedere. Possiamo anche fare. Allora, l'idea qual è? Facciamo una cosa, prendiamo i nuclei dei tre trasformatori, io faccio una rappresentazione molto schematica, questi sono i nuclei, uniamoli a stella, qua sopra ci sta un avvolgimento, qua ci sta un altro e qua ce ne sta un altro. Ok, ho preso i miei tre nuclei, li ho collegati a stella fra di loro. Quindi qua c'è il trasformatore A, B, qua c'è il trasformatore C. Ho risparmiato due colonne, mi trovate? E adesso sono giochi perché non ci sono avvolgimenti sopra, perché vedete, ho 1, 2, 3 colonne,
ho questi giochi che sono quelli di sopra che c'erano sempre, soltanto i tre, diciamo, immaginiamo che gli avvolgimenti siano tutti su una colonna, primario e secondario, qua ne ho rappresentato uno soltanto, tre colonne sono collassate in una soltanto, quindi ho risparmiato un po' di ferro. E questa struttura funziona, in realtà, diciamo, se le tre tensioni sono, supponiamo per un momento che il sistema sia lineare, se le tre tensioni sono, costituiscono un sistema simmetrico ed equilibrato, a queste tre tensioni simmetriche ed equilibrate corrispondono tre flussi che attraversano le colonne, quindi qua ci sarà il flusso Φ con A, qua ci sarà il flusso Φ con C, qua ci sarà il flusso Φ con B, e quindi nella colonna centrale io ho la somma dei tre flussi, Φ con A più Φ con B più Φ con C. Allora, quella somma dei tre flussi è zero o diversa da zero a seconda del collegamento dell'avvolgimento. Ricordate, l'abbiamo fatto poco fa, se l'avvolgimento primario è a stella con neutro, la somma dei tre flussi è sicuramente zero, perché la corrente può avere la deformazione di terza armonica e quindi la somma dei tre flussi è zero. Ma allora, se la somma dei tre flussi è zero, io questa colonna la posso togliere, non serve magneticamente, non ci sono avvolgimenti, questo è improprio chiamare la colonna, è un gioco, è un pezzo di ferro che fa trascinare il flusso. Dice, se non è zero, ma se non è zero posso comunque toglierla, accettando che qua, diciamo, la richiusura verrà in aria, quindi questi flussi di terza armonica si ridurranno molto perché troveranno una riluttanza molto alta, quindi alla fine posso ricavare una struttura fatta così. Quindi ho risparmiato un altro po' di ferro e funziona ancora, così come abbiamo analizzato il trasformo in banco di monofase. A questo punto cosa faccio? Proietto tutto in un piano e quindi qui ritorno a una rappresentazione un po' più decente, arrivo a una struttura fatta così. Immaginate di proiettare tutto in un piano, no? Perché è vero, la posso realizzare, funziona. Ma voi andatela a impilare i lamierini in questo modo, dal punto di vista costruttivo, cioè, concettualmente è possibile, anche praticamente si può fare, ma costerebbe un botto. Io che faccio? Proietto in un piano, quindi qua avrò, immaginiamo di rappresentare solo gli avvolgimenti, l'avvolgimento A, qua ho l'avvolgimento B e qua ho l'avvolgimento C. Naturalmente su ogni colonna ci sta primario e secondario, ho rappresentato soltanto un avvolgimento. Ebbene, questo è il nucleo, è la struttura del nucleo di un trasformatore di fase. Adesso è facile, perché naturalmente i giochi e le colonne li realizzo separatamente, cioè la struttura sarà fatta così. Qua c'è il gioco, qua c'è l'altro gioco, qua ci sono le tre colonne che avvolgo con gli avvolgimenti separatamente, col solito sistema, l'avvolgitrice. Una volta che avvolto, metto tutto insieme, serro con opportuni bulloni o sistemi di cucitura e quindi ho realizzato il trasformatore di fase. Quindi di fatto ho ridotto molto la complessità nella realizzazione del trasformatore, cioè realizzare un nucleo spazialmente distribuito sicuramente è antieconomico ed estremamente complesso. Qualcosina l'ho persa, se ci pensate, perché vedete adesso, mentre prima i circuiti magnetici sia in questa configurazione che in questa, i circuiti magnetici delle tre fasi erano identici, cioè qui il circuito magnetico era una colonna, gioco, gioco, colonna di chiusura, analogamente qui, qua, colonna, gioco, gioco, colonna, gioco, gioco, colonna, gioco, gioco. Qui vedete, la fase A ha questo circuito magnetico, la fase C ha questo circuito magnetico, quindi gioco, colonna, gioco, gioco, colonna, gioco, quindi i circuiti magnetici della fase A e della fase C sono identici. La fase B invece ha un circuito magnetico che vede di fatto soltanto la colonna, quindi ha una riluttanza
più bassa, un po' più bassa, e tanto più bassa quanto più sua saturazione di quella relativa alle fasi A e C. Però ovviamente sì, ne posso anche tenere conto a livello progettuale, ma dal punto di vista del funzionamento non me ne accorgo quasi. Diciamo che la corrente a vuoto assorbita dalla fase centrale è un pochino più piccola, però ci vuole proprio strumenti per rilevarlo, strumenti diciamo, di buona precisione per rilevarlo, e quella assorbita dalle fasi A e C, perché ha il suo circuito magnetico presente una distanza diversa. Esiste un'altra configurazione possibile che deriva dal collegamento dei tre nuclei nello spazio a triangolo. Immaginate di fare un'operazione di questo tipo. Prendete i vostri tre nuclei e li collegate spazialmente a triangolo. Poi prendete questo triangolo, lo interrompete lungo un gioco, diciamo, lungo un gioco superiore e inferiore, lo aprite e lo sviluppate nel piano, quindi otterrete una struttura di questo tipo. Ovviamente, come al solito, il gioco sopra e il gioco inferiore sono separati dalle colonne, lo rappresentiamo schematicamente così. Questa struttura si chiama trasformatore a 5 colonne. Perché si usa? Perché sentiamo questo flusso Φ con A. Φ con A, Φ con B e Φ con C, flussi di colonne. Poi flussi di gioco li chiamo Φ. Allora voi avete, diciamo, applicando banalmente, sapete che l'analogia magnetica elettrica, potete applicare Kirchhoff a questo nodo sostanzialmente, quindi io ciò che Φ con A è uguale a Φ con 1 meno Φ con 4. Vi trovate in questo modo? Qui invece ciò che Φ con B è uguale a Φ con 2 meno Φ con 1 e Φ con C è uguale a Φ con 3 meno Φ con 2. Se vado a sommare ottengo che Φ con A più Φ con B più Φ con C è uguale a Φ con 1 e Φ con 1 vanno via, Φ con 2 e Φ con 2 vanno via, è uguale a Φ con 3 meno Φ con 4. Ma la somma dei tre flussi di colonna è 0 o comunque quasi 0, è 0 se c'è collegamento a stella con nervo, è quasi 0 se il collegamento a stella senza nervo. Da qui si ricava che Φ con 3 è uguale a Φ con 4. Cioè i flussi, cioè l'aver aperto questo trasformatore, aver chiuso con una colonna le due estremità, perché nel momento in cui l'apro, voi ve lo immaginate, tagliate e sviluppate nel piano, qui non c'è niente. Ci ho messo queste colonne, però vedete il flusso di andata e il flusso di ritorno è lo stesso, quindi dal punto di vista magnetico sono neutre, non alterano l'andamento dei flussi. Qual è il vantaggio? Vi ricordate la relazione che c'è tra le correnti di fase e le correnti di linea in un collegamento di carichi a triangolo? Le correnti di fase sono radical 3 volte più quelle correnti di linea, no? Perché sono a 2 a 2 la differenza tra due correnti di linea. Bene, qui è la stessa cosa. Poiché i flussi di gioco sono a 2 a 2 la differenza tra due flussi di colonna, io ciò che il flusso di gioco in questa struttura è il flusso di colonna
misurati dal primo. Mentre qui il flusso di gioco e il flusso di colonna sono lo stesso. Allora, io una volta che fisso la tensione, vi ricordate? V uguale circa 4 e 44 FNV/m. Quindi fissata la tensione resta fissato il flusso, se ho fissato il numero di spinte. Fissato il flusso, resta questo che è il flusso, è il flusso di colonna. Quindi in una struttura flusso di colonna uguale flusso di gioco. Qui il flusso di gioco era di 3 volte più piccolo. Poiché il flusso di gioco, il flusso di colonna è sempre lo stesso, io per avere, diciamo, a parità di sollecitazione magnetica, a parità di induzione, il gioco lo faccio con una sezione radicale 3 volte più piccola. Guardate, il flusso è sempre uguale, se sono normali, a B per S. Quindi se ho un flusso che è radical 3 volte più piccolo e voglio lasciare la B, perché è la B, l'induzione di lavoro che mi interessa, una volta che ho detto che il mio lamierino lavora a 1,6, a 1,7, a 1,8 verso un metro quadro, io devo fare in modo che tutto il ferro, sia diciamo, in qualunque punto, sia nella colonna, sia nel gioco, lavori a quel valore di induzione. Nel momento in cui ho un valore di flusso più basso, mi posso utilizzare una sezione più piccola, quindi qua trovo un'altezza di gioco, alla fine c'è la differenza, me la trovo sull'altezza di gioco, è radical 3 volte più piccola di questa. Quindi questa struttura, che è sicuramente più complessa, si utilizza nel campo delle grandi potenze quando ho problemi di ingombro. Questi oggetti li costruisco da qualche parte e poi li devo andare a portare. No, vi ho detto che la sagoma stradale è 4,80 m. Se diciamo eccedo questo valore con una soluzione classica nel nucleo di questo tipo, posso immaginare di utilizzare una struttura a 5 colonne che mi fa risparmiare su un gioco e sull'altro un fattore di tempo. Se ci pensate, e quindi mi consente a parità di dimensioni di andare su, a parità di dimensioni in altezza, perché ovviamente aumenta la dimensione in larghezza, di andare su con la potenza. D'accordo? Allora, abbiamo queste strutture trifase, quindi c'è il trasformatore trifase, avrò o un nucleo di questo tipo, oppure se ci troviamo di fronte a necessità particolari, se diventano alte potenze, necessità di contenere gli incombri, una struttura a 5 colonne. Ma soffermiamoci per un attimo su, tanto sono diciamo uguali poi dal punto di vista dei collegamenti elettrici. I collegamenti elettrici di primario e secondario possono essere di vario tipo, così come nel banco di monofase. Posso avere collegamento a triangolo, a stella, a primario, a secondario e diversi quindi accoppiamenti. A questo punto, quando devo connettere in parallelo due trasformatori trifase, vi ricordate abbiamo fatto ieri le condizioni per connettere in parallelo due trasformatori monofase? Abbiamo detto uguaglianza dei rapporti di trasformazione e penso che anche qui ci vorrà. Abbiamo detto uguaglianza delle tensioni di cortocircuito e il ragionamento vale pari pari anche qui. Uguaglianza dei cosiddetti di cortocircuito. Poi mi hanno aggiunto una quarta, vi ricordate, sul collegamento. Vi ho detto che bisogna stare attenti a fare in modo che i colleghi diciamo, i circuiti secondari siano collegati in maniera tale che le tensioni secondarie siano in posizione di fase. E qua la cosa si complica un po', perché io potrei tranquillamente avere trasformatore che ha il primario a stella e il secondario, il primario a triangolo, il secondario a stella, con un trasformatore che ha triangolo triangolo, potrei voler collegare in parallelo, e, ma anche pure se ho due trasformatori stella a stella, cioè qual è, come si traduce questa condizione dell'opposizione di fase? Perché tale e quale, no? Cioè i circuiti secondari, le tensioni devono essere in opposizione di fase, perché qua se c'è uno sfasamento diverso a 180 gradi, se c'è uno sfasamento diverso a 180 gradi, avevi una risultante della tensione del circuito interno che esiste su un'impedenza che è quella interna del trasformatore, secondo me, molto piccola, quindi avevi una forte corrente di spazio. Allora, per fare questo si introduce, cioè io devo essere sicuro che le tensioni al secondario siano in posizione di fase e che quindi lo sfasamento introdotto a partire dal primario, dal collegamento del trasformatore, quindi dal primario vado al secondario, ciò che è deciso di fare, io ho la tensione secondaria, sia lo stesso nei due trasformatori che ho più in parallelo. Se è così, li posso mettere in parallelo, perché potrò realizzare la posizione di parallelo.
Bene, analizzando tutte le diverse possibili configurazioni che sono ottenibili con i diversi, fatti girare, con i diversi collegamenti possibili, in realtà diciamo gli sfasamenti realizzabili tra l'insieme primario e secondario sono tutti multipli di delta e sono 11, cioè diciamo 0 gradi, 30 gradi, 60 gradi, 90 gradi, 120 gradi, 150 gradi e così via. Vedete, questa pagina che vi ho fotocopiato è tratta dalle norme del comitato CEI che si occupa di trasformatori e di fatto riporta i collegamenti più usati. Quindi abbiamo detto gli sfasamenti realizzati sono tutti multipli di 30 gradi e allora si introduce il concetto di gruppo di un trasformatore trifase. Gruppo è un numero che va da 0 a 11 ed esprime il multiplo di 30 corrispondente allo sfasamento introdotto dal collegamento tra le tensioni primarie e secondarie. Vi dico prima, però così lo capite, lo potete scrivere. Quando io dico che un trasformatore è gruppo 5, sto dicendo che quel trasformatore col collegamento che ha, che posso anche non conoscerlo, stella, stella, triangolo, stella, stella, triangolo, quello che volete, con neuro, senza neuro, comunque quel trasformatore dà luogo a uno sfasamento tra tensione primaria e secondaria di 150 gradi, perché 5 per 30 è 150 gradi. Quindi il gruppo, che è un numero compreso tra 0 e 11, è definito come il multiplo di 30 corrispondente allo sfasamento introdotto tra le tensioni primarie e secondarie del collegamento dei trasformatori. Per esempio, i gruppi più utilizzati sono il gruppo 0, vedete? Qua sono rappresentati il gruppo 0. Quando posso avere il gruppo 0? Sicuramente quando l'avvolgimento primario e secondario sono collegati allo stesso modo posso avere o il gruppo 0 oppure posso avere il gruppo forza? Allora, siamo ai vie di avvolgimento del primario e del secondario, stella, stella. Oh, quando si parla di stella stella sulla targa trovate Y, la lettera maiuscola è l'avvolgimento ad alta tensione, la lettera minuscola è l'avvolgimento a bassa tensione. Y, O significa stella stella con neutro, secondaria stella, cioè il neutro significa colore. Quindi questo è un collegamento stella stella, d'accordo? Questo collegamento ci avrò una stella primaria, qua c'è A, B e C, le tensioni, e con A, e con B, ed è con C. E vedete, la tensione qui, A piccolo, B piccolo e C piccolo, la tensione indotta nell'avvolgimento A è in fase con quella indotta nell'avvolgimento A grande. Quindi le tensioni le posso riportare allo stesso diagramma oppure posso fare un altro diagramma, sarà più piccolo, e con A, e con C, e con B. Quindi ho realizzato un gruppo 0, vedete la rotazione introdotta, quando passo dalla tensione di fase primaria alla tensione di fase secondaria non c'è nessuna rotazione. Questa fotografia è tratta proprio dalle norme, cioè, ripeto, qua c'è il collegamento stella, stella, non credo che ci sia messo il 0. Ah no, gruppo 0, questo deve indicare stella stella. Ok, quindi questo è un gruppo 0. Però se
invece di usare questa connessione, al primario o al secondario, inverto le connessioni. E faccio così. Se questo me lo porto qui. Di fatto la tensione con la piccola la prendo al contrario. Cioè adesso questo verrà così. Rispetto a prima ho invertito le tensioni. E adesso che gruppo ho realizzato? Ho realizzato uno spasolare di 180 gradi, 80 diviso 30 fa 6, un gruppo 6. Quindi quando gli avvolgimenti, naturalmente se considero triangolo triangolo è la stessa cosa, quindi quando gli avvolgimenti al primario e al secondario sono collegati allo stesso modo, posso avere un gruppo 0 o un gruppo 6. Poi c'è un avvolgimento a zig zag che vedremo tra un istante. Per esempio consideriamo il quello che è, per esempio, il gruppo 11. Il gruppo 11, il primo del gruppo 11, è un collegamento stella-triangolo. Se vogliamo usare la stessa rappresentazione delle norme, possiamo usare anche la nostra. Le norme mettono i morsetti A, B e C e poi al primario sono invece collegamento a triangolo, significa che l'uscita di un avvolgimento è l'ingresso dell'altro. Uscire questa linea qui A, B e C. Quindi se ho le tre tensioni sull'avvolgimento in alto con la lettera maiuscola, quindi questa è la E con A, questa è la E con B per esempio, e questa è la E con C, allora la tensione tra questi due punti, guardate, la tensione applicata a questo avvolgimento, seguite, perché sennò poi non riuscite a... queste cose non ci stanno scritte purtroppo. La tensione applicata a questo avvolgimento, che è la tensione indotta per effetto di questo accoppiamento, no, queste sono sulla stessa colonna, questi due ragioni, è la tensione fra il punto A e il punto C. La tensione A, quindi diciamo, sarà la tensione E con A risulta essere in fase con la concatenata AC, che è la tensione applicata a questo avvolgimento, quindi con la VAC. La E con A sarà in fase con la VAC, infatti di nuovo. Questo è il punto A e questo è il punto C. Poi abbiamo la E con B, vedete c'è questa tensione applicata, quindi è la VAB. La VAB e quindi di conseguenza c'è quest'altra e quest'altra. Se facessi bene il disegno così come sta riportato qua, la E con B è in fase con la VAB e la E con C è in fase invece con la VAC. Quindi a questo punto queste sono le concatenate, la tensione di fase è questa, lo trovate sul secondario. Lo sfasamento quant'è? L'ho contato sempre in senso orario. Questo sono 30 gradi, questo sono 330 gradi. E quindi questo gruppo è un gruppo 11. Ovviamente se uno dei due avvolgimenti lo contravvolgo, questa tensione mi compare dall'altra parte e quindi realizzo un gruppo 5, non più uno sfasamento di 330 gradi, ma uno sfasamento di 150. Allora, questi sono gli accoppiamenti più utilizzati nelle applicazioni. A questo punto, quando devo accoppiare due trasformatori trifasi in parallelo, a tutte le condizioni che abbiamo visto, va aggiunto l'appartenenza allo stesso gruppo. Se appartengo allo stesso gruppo, posso realizzare la condizione di opposizione di fase nel circuito secondario e quindi fare in modo che non ci sia problema di circolazione. Poniamoci adesso il problema: quali sono gli avvolgimenti? Diciamo, ci
ci sono però insomma, dei collegamenti che possono creare problemi? La risposta è sì. Sui trasformatori da distribuzione. I trasformatori da distribuzione realizzano la conversione, abbiamo detto, MTPT. Sono trasformatori trifase. Poi come avviene la distribuzione in bassa tensione? In bassa tensione io devo essere in grado di portare non la concatenata, ma la tensione di fase, quindi devo portare una fase e un neutro per ogni utenza. No, cioè a casa vostra arriverà una fase e un neutro, ci sarà un trasformatore vicino a casa vostra. Se uscite dal parcheggio, quando chi parcheggia la macchina nel parcheggio multipiano, uscendo sulla destra trovate una cabina, là dentro c'è uno dei nostri trasformatori MTBT. Quindi si porta una fase e un neutro, c'è il nostro trasformatore, questo è il secondario. Devo per forza avere anche il neutro. Perché io porterò una fase in neutro un certo numero di utenze, un'altra fase in neutro un altro numero di utenze, e un'altra fase in neutro un altro numero di utenze. D'accordo? Questo è il secondario. Quindi il secondario in un trasformatore di distribuzione deve essere necessariamente a stella con neutro. Ok? Vediamoci se il primario può essere a stella. Quindi immaginiamo di avere una situazione di questo tipo. Abbiamo realizzato un trasformatore stella, stella, qua è lato media tensione. Poi l'altro passo tensione, stella, stella con neutro. Quindi se volessimo essere precisi, questa è stella, stella con neutro. È un gruppo 0, un gruppo 6, vabbè, ma questo non ci importa adesso, ai fini della problematica. Porto diciamo, nei vari appartamenti, nelle varie utenze, una fase in neutro, una fase in neutro. A un certo punto, tra cui a casa del signor Rossi, a un certo punto arriva agosto, vanno tutti quanti in vacanza, tranne il signor Rossi, che è un felice pensionato, ha la televisione a 50 pollici, si mette lì in teatro, si gode, diciamo, e quindi rimane l'unico carico esterno. Okay. Il signor Rossi è collegato per esempio a questa fase, quindi qua c'ho altri e C, qua c'ho la grande, il grande e C grande, si collega a questa fase e questo è il signor Rossi che vede la televisione, parlando un po'. Vede la televisione, si accende, si lava i capelli perché là, insomma, non è ancora caldo e riesce a fare la lavatrice, insomma, è l'unico utente presente. Bene, cosa succede? Il signor Rossi sta facendo circolare corrente soltanto qui, quindi la corrente si può richiudere perché c'è il neutro, si chiude in questa macchina. Questa colonna, questo avvolgimento richiama per reazione, l'abbiamo studiato, N1 con 1, N2 con 2, corrente in questa colonna, nella colonna corrispondente del trasformatore. Questa corrente qui non c'è niente, qui è zero, perché stanno tutti quanti in vacanza. Questa corrente primaria che circola nell'avvolgimento, nella colonna su cui è disposto l'avvolgimento caricato, l'unico avvolgimento caricato, per forza di cose dove si dividerà? Si dividerà nella colonna B e nella colonna A, vero? Queste due colonne, per esempio, se sono uguali, sarà questa è i concimi, farò i concimenti, quindi non capito posso dire questo, e i concimenti. Questa corrente non ha una corrispondente corrente al secondario, quindi è una corrente tutta magnetizzante, quindi fa crescere il flusso. Quindi cresce il flusso nelle due fasi, nelle colonne corrispondenti alle due fasi non caricate. Ci siete? Quindi di conseguenza io ho il triangolo delle concatenate che è impresso al primario e quindi pure al secondario. Questo è il mio triangolo delle concatenate A, B, C. In condizioni di equilibrio se i carichi sono simmetrici io qua avrò
Ecco un A, ecco un B ed ecco un C. Vi ricordo che le E sono 4 e 44, F, M, figura M. Che succede? Cresce il flusso nelle due fasi non caricate, quindi crescono il flusso nella fase A e nella fase B, quindi crescono E con A e con B. Il triangolo delle concatenate, poiché è impresso, rimane invariato, quindi che succede? Si riduce con C, cioè praticamente c'è una situazione di questo tipo, cioè si riduce la tensione proprio sulla fase caricata. Cioè il signor Rossi accende la lavastoviglie e la lavastoviglie non parte, pur essendo l'unica persona presente, stanno tutti in vacanza, solo lui su quella. Ovviamente se gli hanno messo un trasformatore non farebbero mai, perché c'è il trasformatore stella stella connetta. Questa è una prova che faremo in laboratorio. Noi caricheremo, diciamo, il nostro, facciamo un banco trimonofase, che funziona anche con un banco trimonofase. Un bel banco trimonofase, lo colleghiamo a stella, stella con neutro, e vediamo che finché i carichi sono equilibrati, ecco perché poi Enel quando distribuisce fa in modo che ogni fase neutro vada a un numero più o meno simile di carichi, simile sia per dimensione che per numerosità. Perché diciamo, è strano che vada soltanto il signor Gas, soltanto il signor Luzio, in maniera che diciamo, la distribuzione dei carichi sulle linee sia statisticamente il più possibile equilibrata. E dicevo, finché li carichiamo simmetricamente, mettete nei banchi di lampadine, sono lampadine a 48 volt scelte apposta, perché io quando iniziai questa cosa a Napoli delle cariche con le lampadine, mettevo la lampadina giù qui, sparivano le lampadine. No, ma tu qua sparire, ma stiamo facendo una bella lampadina. Anche questo, non è il trasformatore a 48 volt, con le lampadine a 48 volt, vuole nessuno che torna con una volta in fuori. Chi se l'è presa? Non sapevo che era 48 volte, quando la va a mettere? 2:20, spara in faccia. Non ho trovato il colpevole, ho trovato adesso, però le lampadine non sono più sparite. Vabbè, quindi le lampadine che trovate giù sono lampadine a 48 volte. E vedete che nel momento in cui spegnete le lampadine che caricano due fasi, quindi caricate soltanto una fase, le lampadine alla terza fase, che è l'unica che rimane, si spegne, rimanendo collegate, o abbassano la luminosità. Chiaramente dipende dallo squilibrio, no? Se lo squilibrio è totale, io addirittura si annulla la tensione. Se invece è parziale, per cui una fase è molto caricata e le altre due sono meno caricate, la fase caricata vede abbassare la tensione e l'altra invece vede alzare la tensione. Questo fenomeno è noto sotto il nome di fenomeno dello spostamento del centro stella. D'accordo? E si verifica quando ho un carico fortemente squilibrato sul secondario a stella. Per evitare questa situazione che si fa, prima di tutto non si utilizza un avvolgimento a stella dal primario. Stella con neutro non si mette perché finché siamo in distribuzione, in neutro non mi serve, cioè finché siamo prima degli utenti, in neutro, quindi media tensione e alta tensione, il neutro non serve. Allora si mette al primario o un avvolgimento a triangolo, già con l'avvolgimento a triangolo il problema si riduce notevolmente. Perché se qua vedi un avvolgimento a triangolo, la corrente che è richiamata qui, vedete, si può richiudere anche, vedete? Interesserà anche le altre due fasi, però teoricamente si può anche ridurre senza interessare, diciamo, la colonna, le colonne non caricate. Quindi già normalmente infatti i trasformatori di distribuzione sono triangolo, stella con neutro. Si mette o la D o la B. Oppure si utilizza un avvolgimento a zig zag, che è quello che trovate qui dentro. Come è fatto l'avvolgimento a zig zag? L'avvolgimento che serve proprio quando abbiamo carichi fortemente squilibrati. Sapete quali sono i carichi fortemente squilibrati? Le saldatrici monofasi degli operai che vanno a casa a fare le saldature. Non so se vi è mai capitato quando è arrivato un saldatore che si attacca direttamente sotto il contatore, no, perché si attacca in casa. Quando diciamo attacca la saldatrice, quello è un carico monofase di punto. Vedete che le lampadine diminuiscono l'intensità luminosa, gli vicini a fianco cominciano a segnare, se siete voi la causa, eccetera. E allora, per evitare questo, l'avvolgimento zigzag
praticamente ogni avvolgimento è diviso in due metà. Qua siamo su una colonna, eh? Allora, c'è il primario. Il primario, per esempio, è collegato, immaginiamo, al triangolo. Se non andare a zig zag, l'avvolgimento viene diviso in due metà e l'ingresso, l'uscita di ogni metà viene collegata con l'ingresso dell'altro. Vedete, diciamo, la tensione indotta su ogni fase, su ogni colonna, risulta essere la somma, poi ragazzi forse però c'è una curina. Allora io ho la E con A, immaginiamo che questa sia una E con A, E con B ed E con C, che sono le tre tensioni indotte su questi tre semi avvolgimenti. La tensione risultante su questa fase, vedete, è la somma di questa tensione più questa che è in fase con la, che è in opposizione di fase rispetto alla E con C. Quindi per avere la tensione qui, la tensione di fase qui, devo sommare E con A l'opposto di E con C. Quindi questa è meno E con C. E la risultante mi dà la prima tensione. La E con B ci devo sommare l'opposto della E con A. Quindi la seconda tensione, e alla E con C ci devo sommare l'opposto della E con B, e quindi così questa è la mia E con B, e quindi voi ottenete comunque una stella, la vedete? In tensione risultante. Però che cosa succede? Se ho il mio carico qua c'è il neutro, quindi carico soltanto tra un neutro e una fase. La corrente che è di carico non interessa solo una colonna, ma interessa almeno due. E quindi limito il problema. Dice, vabbè, allora perché non usi sempre questo? Perché ho una riduzione di potenza. Se voi andate a vedere, se questo avvolgimento lo collegassi normalmente, quindi se mettessi in serie ciascun semiavvolgimento con l'altro semiavvolgimento della stessa colonna, otterrei una tensione pari a 2E risultante. Qua invece ottengo una tensione risultante, la E, che è uguale. Questo è 30 gradi, quindi questo sarà uguale ad E con A per il coseno, per il seno di 30, quindi per radical 3 mezzi, moltiplicato 2, no, perché 2 volte, quindi è radical 3 E con A. Quindi ottengo una tensione radical 3 E con A, quando invece potrei ottenere una tensione 2 con A, quindi ho una riduzione di un fattore radical 3 mezzi. 0,866, cioè perdo circa il 14% di potenza con questo collegamento. Però con i carichi fortemente squilibrati è un collegamento molto molto utilizzato, e lo trovate qui accoppiato con sistema triangolo. Il diagramma fa vedere proprio questa segmentazione.